Benissimo, una sera, ecco, ci vediamo in questa lezione come fare questo tipo di effetti, vedete questo effetto a basso rilievo in cui si riflette la luce dando una sensazione di grande dettaglio, questa è una piccola scultura che ho fatto, vedete, e questo qui come vedete è una mesh, una sfera mesh, che ha relativamente pochi vertici e infatti ha un peso molto basso, però dà una buona impressione sia di mesh che di specularità. Se vogliamo vedere quali sono le texture che ho impiegato, io qui ho messo come bumpiness questa immagine che vedete che dipinge con una normal map la nostra faccina. In questo caso ho messo anche una shininess uguale, che è sbagliato, vedremo poi la prossima settimana come fare delle shininess migliori. Niente, a questo punto passiamo a vedere come l'abbiamo realizzata. Ok, eccoci in Blender, mettiamo i tasti premuti che vedrete qua. E partiamo quindi cancellando il nostro cubo e al posto ci infiliamo Shift A una UV Sphere e partiamo con un modello con una risoluzione abbastanza grande, quindi mettiamo 128 segmenti di sfera e 128 segmenti. In realtà questo qui sarà il nostro modello ad alta risoluzione e poi cercheremo di trasformarlo in un modello a bassa risoluzione su cui faremo il bake, che è la struttura che vedremo dopo. Quindi se andiamo in Edit Mode vedete che abbiamo messo già un bel po' di vertici, in ogni caso applichiamo lo smooth, lo shading, così viene molto liscio e poi facciamo un'operazione di sculpting, quindi sculpt mode, eccolo qua. Sculpt mode, usiamo qui il pennello di default, andiamo però in modalità topologia dinamica e mettiamo qui per esempio una cosa abbastanza fine, 5 pixel e ancora smooth shading. A questo punto qui possiamo scolpire questa sfera e facciamo una specie di viso, ad esempio facciamo praticamente sopracciglia. Vedete che il dinamico, il topology dinamico mi permette di fare praticamente, vedete che sto facendo degli occhi, poi faccio una specie di naso e poi sotto faccio, dipingo la bocca. Okay? Quindi abbiamo praticamente questo oggetto. Se andiamo in Edit Mode di questo oggetto, quindi andiamo in Edit Mode, selezioniamo tutto, vediamo che è composto da 26.600 vertici, che non sono pochissimi. Quindi potrebbero essere nell'ordine del decinaio, forse anche di più, di 20 prim di land impact. Noi adesso vedremo come riuscire a ottenere questo effetto, che è quello che avete visto prima in Second Life, usando la normal map, il tutto dentro Blender. Quindi come facciamo? Per prima cosa andiamo qui e diciamo che questa sfera la chiamiamo high, che vuol dire alto livello di dettaglio, e poi qua faremo una sfera che chiameremo low, quindi facciamo sempre una V sfera, però questa V sfera la facciamo con pochi vertici, quindi 16 16, e questa sfera che a questo punto è qua la chiamiamo low poly. Ok? Per
Perché low poly, abbiamo detto, perché se andiamo a vedere, selezioniamo tutti, sono soltanto 242 vertici, quindi una sfera che in teoria non potrebbe minimamente rendere quel livello di dettaglio, ma vedremo che noi in realtà ce la faremo. Quindi per ricordiamoci questa sfera di andiamo in object mode, ricordiamoci di farla smooth, questo è molto importante. Soprattutto per cose curve, e dobbiamo ricordarci ancora di fare un'opportuna UV map. Quindi andiamo in Edit Mode, poi ci apriamo lo spazio per andare nell'UV Image Editor qua. Essendo in Edit Mode, selezioniamo tutti i vertici se non l'abbiamo già fatto, e poi proviamo a fare qualche la sphere projection, che dovrebbe essere l'ideale per una sfera, la proiezione sfera. Qui in realtà vediamo che vabbè, è abbastanza buonina, tra l'altro perché il default non è align to object, ma è probabilmente questo che è bruttino. Se vi viene in questo modo dovete semplicemente fare align to object e vedete che già viene bene. E poi ho applicato anche clip to bounce e scale to bounce. Vabbè, in questo caso lo scale to bound non è necessario perché vedete che viene molto omogenea la UV map. Vabbè, non è detto che venga esattamente così, ma se per caso viene così è più che adeguata perché vedete che viene molto bene tutta la superficie praticamente bassa. E c'è un pochino di problemucci sulla VMAP, sui poli, che però nel caso di una faccia ci interessano abbastanza poco. Quindi quello che noi facciamo adesso qui è di costruire una normal map, quindi facciamo una image, facciamo un'immagine new image e qui facciamo normal map. Togliamo l'alfa, quindi ricordiamo che a seconda di quanti dettagli vogliamo avere, 1024 è il massimo che regge Second Life, non è detto che dobbiamo per forza arrivare a 1024. Ok, quindi abbiamo questa immagine nera e noi vogliamo ora fare il baking dell'immagine ad alta risoluzione dentro l'immagine a bassa risoluzione. Questo si ottiene praticamente andando a cliccare su High, che è l'immagine ad alta risoluzione, poi con Shift premo. In questo caso devo selezionare col tasto sinistro, e questa è una bruttezza delle cose. Allora, qui è molto comodo selezionare qui su questa diciamo vista gerarchica, perché qua i due oggetti si sovrappongono e non è facile selezionarli. Una volta fatto questo, andiamo nella macchina fotografica, qui nel rendering, andiamo nel baking e nel baking cosa faremo? Cercheremo di fare il baking delle normal map, ma di cosa? Col metodo tangenti. Selected to active questo. Allora, praticamente facendo così, lasciamo il default, facciamo bake e vedete che abbiamo effettivamente la nostra normal map. Questa normal map a questo punto è già pronta, quindi io semplicemente potrei già fare l'export su Second Life. Ricordiamo che per esportare bisogna selezionare il nostro oggetto, fare File export collada e poi qui su collada operator presets e fate SL più OpenSim static perché così fa automaticamente l'apply modifiers selection only, eventualmente cerca di mettere anche le texture e quindi è già buono, no? Per questo per la parte di collada. Invece per la parte dell'immagine basta fare image Save image, quindi save as image, questo in modo tale da salvarla e poi queste due cose possono essere importate dentro Second Life. Prima di finire però il corsicino, facciamo vedere come visualizzare questa normal map
dentro l'immagine a basso numero di poligoni. Okay? Quindi selezioniamo soltanto la parte alta, quindi selezioniamo questo, High, e facciamo H. Vedete che vedo soltanto la parte a basso numero di poligoni. Quindi vado per vedere effettivamente la sua struttura. Tra l'altro, ecco, prima di esportare, prima ricordatevi di mettere il materiale e di fare tutto il giro, perché se esportavate incollata prima mancava quest'ultimo giro, quindi vedete manca il materiale, quindi dobbiamo selezionare il nostro oggetto, andare qui sul materiale, assegnargli un materiale. E poi assegnargli la nostra texture, una texture che vedrete adesso che è proprio la normal map. Quindi questa normal map che gli assegniamo, quindi facciamo una texture che definiremo essere image or movie e la andiamo a prendere proprio con quella normal map che abbiamo fatto prima e diciamo generated UV e mappa UV map. Ecco, queste sono le sequenze per poter fare giustamente l'export collada. Io adesso ho fatto comunque questo giro sia per avere l'export collada giusto, ma anche e soprattutto perché adesso vorrei vedere la UV map in preview come apparirebbe in Blender. E per fare ciò cosa faccio? Semplicemente vado, appunto, ho messo questa texture qua, devo dire che viene applicata per vederla non sull'immagine ma qui sulla geometria qua a questo livello e quindi in teoria così sarebbe applicata. Per vederla c'è un trucco, tanto la lezione avevo detto che non si potevano vedere, ma ho scoperto che invece c'è un piccolo trucco per cui si riescono a vederle in normal map. Bisogna selezionare GLSL. Okay. E poi bisogna andare sulla modalità, non mi ricordo se è texture o come vedete texture, sì, texture qua, oh, perfetto. Infatti col GLSL senza cliccare texture solide, altrimenti cercherebbe di applicare questa texture, ma noi vogliamo applicare la nostra normal map che però vedete fa un po', diciamo, non è proprio esattamente quello che volevamo. Questo era il problema che avevo incontrato, ma si risolve con un piccolo trucco, cioè semplicemente qui nella texture, nel image sampling, gli dite che la texture è una normale. E vedete che a questo punto abbiamo riottenuto esattamente quello che abbiamo scolpito. Adesso in questo piccolo video ho provato a fare soltanto uno sculpting minimale, soltanto uscendo, si può anche incidere, si può fare un bel po' di cose, insomma, e si può anche non usare i metodi sculpted, ma si possono anche modificare i punti, allargarli, insomma ci sono poi altri trucchi, eventualmente posso fare un altro video per farvi vedere come riuscire a fare il baking di oggetti anche leggermente più complessi. Comunque, io credo che questo siano del tutto le basi, e ho in ogni caso fatto altri video sull'argomento. La novità di questo video rispetto al passato è che vi ho dato la possibilità di vedere una preview col GLSL e il rendered che in effetti ho scoperto anch'io funzionare grazie a un tutorial che ho visto recentemente, ma soprattutto il trucco di specificargli il tipo di immagine qui norma nell'image sampling e questo ci consente di essere a tutti gli effetti, diciamo, produttori di normal map. Vi ringrazio, ci sentiamo la prossima volta. Buonasera.